incredibile sorpresa per i telespettatori italiani. Uno dei volti più amati della televisione sta per tornare in Rai. Ecco di chi si tratta. Punto è tempo di palinsesti in Rai, ormai ci siamo. Manca davvero poco alla presentazione di tutta la programmazione autunnale della televisione pubblica. Come ogni anno, siamo già in grado di fornire alle nostre lettrici e ai nostri lettori delle anticipazioni, ma la Rai ha diverse sorprese che non sono state rese ancora note. La presentazione ufficiale dei palinsesti avverrà venerdì 19 luglio a Napoli. Ci sarà una grande sorpresa per tutti gli appassionati di televisione. I vertici di Viale Mazzini annunceranno il ritorno di uno dei volti più noti del piccolo schermo. Questo personaggio ha un grande seguito ed è amatissimo. Riesci a indovinare di chi stiamo parlando? Ti diamo un piccolo aiuto. Si tratta di una donna proveniente dal meridione, è diventata famosa alla fine degli anni 90 ed è una delle tante scoperte di Pippo Baudo. Rai, torna proprio lei, è amatissima dal pubblico. Serena Autieri è pronta a tornare in Rai dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo. L'attrice napoletana, infatti, è rimasta ferma ai box dopo l'ultima esperienza, avvenuta nel 2023 con Una mattina estate show. In quel caso, Serena è stata affiancata da Gigi Marzullo e Tiberio Timperi, ma adesso è pronta a tornare da protagonista in Rai e lo farà con un programma tutto suo. Lo ha affermato il giornalista Alberto Dandolo, il quale ha riportato questa indiscrezione sul settimanale Oggi. Secondo le prime indiscrezioni, Serena Autieri dovrebbe presentare un programma, ma non è ancora stato reso noto su quale canale e in quale fascia oraria. Per il momento, l'unica notizia sembrerebbe quella relativa al suo ritorno nella televisione pubblica, ma Dandolo non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli. Serena Autieri è molto stimata da Simona Agnes, esponente del consiglio di amministrazione della Rai, destinata alla presidenza dell'azienda in futuro. Nel recente passato, Serena Autieri ha condotto anche un paio di edizioni del programma dedicato, nel quale ha messo in evidenza le storie di alcune persone comuni. Avendo una bellissima voce, Serena ha spesso cantato in questo programma e non è da escludere che la sua nuova esperienza in Rai possa essere condita da qualche nota musicale. Per i dettagli sarà necessario aspettare il 19 luglio, quando, proprio nella città che ha dato i natali a Serena Autieri, la Rai svelerà tutti i dettagli sui prossimi palinsesti autunnali.